È un piacere ricevere un premio così prestigioso assieme ad altri personaggi che hanno fatto cose molto importanti quest'anno, come può essere il capitano del Torino Belotti e il presidente dell'Atalanta Percassi. È un premio che mi riempie d'orgoglio, che mi fa piacere ricevere e che bisogna condividere con tutto il mio staff che lavora con me tutti i giorni, con i miei giocatori che sono stati straordinari, con i tifosi che quest'anno sono tornati, come hanno sempre fatto, a essere il 12° uomo in campo, e con la società che mi ha dato l'opportunità di mettere in mostra il mio lavoro. Massimo lo conosco molto bene, è un allenatore molto preparato, ha fatto grandissime cose l'anno scorso a portare il Pescara in Serie A. Quest'anno ci sono stati problemi, abbiamo visto che anche il cambio di allenatore non è che ha cambiato tantissime le cose, ci sono stati dei problemi, ma Massimo è un bravissimo allenatore, senz'altro dal prossimo anno tornerà dentro la grande. Zeman è un grande maestro, le sue squadre hanno uno stile in un paese che poche cose hanno uno stile. Quindi uno va alla partita, non sa chi è l'allenatore, vede la squadra e dice: ah, la squadra di Stene. Ha dato molto al calcio, non sempre è stato compreso, non sempre ha avuto fortuna, a volte avrà commesso anche degli errori, tutti quanti li commettiamo, però ha dato veramente tanto. Lui ha cercato di vincere attraverso il merito e la superiorità in un paese che non sempre conosce il merito e la bellezza.